we lose our faith. My brother is in need, but can he depend on me? Do you think if one of you tried, maybe you can find a better friend than any other? If you gave more than you took, life could be so good. Come on and try, now's the time, cause you're free to do what you want to do. You've gotta live your life. Festa del convento a Brasiliano per gustare che cosa? Ho preso orecchiette, però so che si chiamano in una maniera diversa. Modo. Non lo ricordo, mi dispiace, però sono buonissime. Quello che conta in realtà. Il vino è ottimo. E a dire la verità c'è molta gente, non me l'aspettavo, però si sta bene ugualmente, i posti a sedere si trovano, quindi è una bellissima festa. Una bellissima festa in un bellissimo posto, che dite? Sì, anche io non ho avuto modo di visitare il convento, speriamo che dopo c'è questa possibilità, ma la location è bellissima. Una battuta alle signore anche in una location che è stata recuperata, o meglio che viene recuperata anno dopo anno, anche con l'impegno dei francescani che hanno deciso di mettere insieme tanti giovani del posto. È davvero un messaggio positivissimo. Sì, questo sì, è molto bello, anche perché il contributo che diamo so che serve per restaurare e recuperare ancora questo convento, quindi penso che sia una bella iniziativa. Visto tutte le sagre che si fanno a livello economico, questo penso che sia per un buon intento, un buon fine. Battuta sulle pietanze. Buone. Che cosa avete gustato? Il piatto freddo con salame, freselle, poi abbiamo preso dei fusilli, non mi ricordo comunque. Qualcosa che non vi è piaciuto? No. No, vabbè, dobbiamo provare ancora i dolci. Ah, ecco. Penso che... Allora torneremo dopo i dolci. E alla fine di tutte queste file lei è riuscita a beccare questo... Ma questo... l'ha giunta fare salto mortale, ma che per l'amor di Dio, ma non è cosa proprio. E alla fine, però il meritato... Abbiamo raggiunto l'obiettivo, ecco. Vediamo un po' questo obiettivo che... Che guarda il capo, hai visto che ci fanno mangiamo qua? vediamo un po'. Patatine e cose, buona per... Ma non ci mettevano manca una cosa. Allora noi torniamo dopo le salsicce partite e vediamo se il giudizio è lo stesso. Siamo parate. E allora che cosa avete consumato e che cosa state consumando in questa festa? Tutto. Tutto? Raccontaci un po' che significa tutto. Dai piatti freddi ai caldi. Piaciuto tutto? Sì, sì. Sì. Sei del posto di precisione. Sì, sì. Qui al convento raccontaci un po' che cosa negli anni si sta facendo per recuperarlo. Tutto, dalla ristrutturazione, tutto quanto. È stata una bella idea. Sì. Quanta gente di Brasiliano tra quelli che vedo e quanti invece di fuori? Tanto di Brasiliano. Più 4.000 di Brasiliano e altri tutti fuori. Che cosa gusterai adesso che io finirò di disturbarti con questo faro che ci sta accecando? Piatto freddo. Tutto, proprio tutto. Siamo quasi alla fine della degustazione delle pietanze, allora vi possiamo chiedere un giudizio. Com'è questa manifestazione? È bella. Bella? Sì, una bella manifestazione. Che cosa le è piaciuto di più? Tutto. Sia la musica, qualsiasi cosa che ho visto qua. Lei è di qui, di Brasiliano? No, non sono di Brasiliano. L'ha scoperta quest'anno questa manifestazione? No, sono diversi anni che ci vengo. Ed è sempre più bella. Un bel giudizio, condivide? Sì, condivido, sì. Ok. Che cosa avete gustato? Abbiamo mangiato gli spiedini e i petali di Chiara. Altre volte abbiamo assaggiato anche altre cose. Un giudizio su questa manifestazione che richiama qui davvero tanta gente. Avete già mangiato? Sì, abbiamo già consumato, anche perché noi siamo del posto. Ogni anno ci veniamo qua. Tante belle cose, quest'anno molte persone ancora di più. Contenti. Una manifestazione che cresce. Che cresce, meno male che cresce. Nell'interesse anche di brasiliano che sta recuperando pezzo dopo pezzo questo convento. Sì, anche perché stanno facendo molti dei lavori, si stanno completando, una cosa bellissima. Anche perché abbiamo notato tra i piatti che ci sono davvero cose tipiche, davvero cose del nostro territorio, della nostra regione. Sì, cose casarecce, cose che si fanno qua, locali. Vince la semplicità in questa manifestazione. Semplicità, evviva la semplicità. La signora è stata eletta rappresentante del tavolo e la ringrazio per la cordialità. Allora, un giudizio su questa manifestazione. È la prima volta che vengo, è bellissima.
prima volta, quindi non è di brasiliano, da dove vieni? Salerno. Diciamo che è bello il posto. Bello il posto, molto bello. No, vabbè, c'è bellissimo. Si mangia bene, c'è un po' di fila, però. 2500 persone mi dicevano che allora ne attendevano quasi la metà, insomma, c'è stato un boom, anche perché oggettivamente questo è un posto che sa accogliere, no? No, veramente bello. Ma si visita pure il convento, che è la prima volta. Beh, no, complimenti, complimenti. Che cosa avete gustato? Abbiamo mangiato. Sembra fatta apposta, ma in realtà non è fatta apposta, perché io non conosco il signor Gerardo, che è appena arrivato. Salve Salvatore. E questo soprattutto sono le pietanze. C'è troppa gente e troppo mangiare. È bello il posto, c'è troppa gente, è buono il mangiare. È buono il mangiare, anche perché queste bruschette, insomma, abbondano di pomodoro. Una battuta sulle pietanze. Una? Come piatto? La pasta con le melanzane. Abbiamo beccato il nostro Massimiliano Grimaldi qui alla manifestazione, ci possiamo un attimo riposare. Puoi anche mangiare qualcosa se vuoi. No, noi prima lavoriamo e poi forse. Casomai. Allora, intanto salutiamo il buon Palmero Napoli che è dietro la telecamera. Allora, un giudizio su questa manifestazione lo chiedo anche a te, da esperto di manifestazioni. Guarda, io sono arrivato da poco, però ed è la prima volta e posso dirti che è veramente una manifestazione organizzata molto bene e soprattutto l'impatto è stato decisamente positivo. Poi il cibo lo stiamo assaggiando in questo momento, come potete vedere, quindi... Massimiliano, confessiamo anche un po' un peccato, seguiamo questo territorio, ma questa bellezza di questo convento io non la conoscevo, tu? Assolutamente sì, lo conoscevo il convento ed è un complesso molto molto bello e magari adesso nessuno carpirà al 100% le bellezze, perché siamo un po' impegnati, come vedete, con lo sguardo e il palato nel gustare queste cose, però possiamo dire che si deve ritornare, perché sicuramente è una visita da fare. Allora, il tavolo ovviamente non consiglia a Massimiliano di avvicendarci, quindi ti lascio alle pietanze. Io mi intrufolo, chiedo scusa, un giudizio su questa manifestazione. Bellissima, sono rimasta stupita. Avete già gustato le pietanze? No, state aspettando che qualcuno arrivi dalle file. Siete di brasiliano? No, siamo di Fisciano. Come avete scoperto questa manifestazione? È la prima volta che veniamo, comunque è una bella manifestazione, bella. Vedere lì, abbiamo visto tanta gente che saliva con le navette, poi l'arrivo a questo convento è davvero una splendida location. Noi siamo saliti a piedi, è stato bellissimo comunque. Allora, che cosa avete fatto, ordinazioni in particolare, o state aspettando quello che arriva? Una sorpresa, portano quello che vogliono loro. Meglio così allora. Sì. Nel corso di queste interviste noi ribadiamo che non si fanno interviste mentre le persone mangiano e soprattutto non si disturbano le persone mentre telefonano. Noi abbiamo disturbato sia mentre telefonava sia mentre aveva davanti un bel tegamino. A questo punto però ho già disturbato e quindi le faccio le domande. Un giudizio su questa manifestazione. Bellissima, troppo troppo bella. Le cose che non si è mai verificate in questo, specialmente a brasiliano. Una cosa del genere, troppo bella. Quello che è bello di questa manifestazione sono le pietanze, il posto e poi il fatto che stiamo alternando un tavolo di brasilianesi e un tavolo di persone che hanno scoperto brasiliano anche grazie a questa manifestazione. Sì, sì, a 6 persone, soprattutto persone che il brasiliano veramente non lo conoscevano nemmeno. E oggi il brasiliano comunque è un paese che veramente è conosciuto nella valle dell'Irno. Persone che vengono proprio da lontano, Caserta, sentito dire che sono partiti dei pullman da Caserta. Insomma, l'abbiamo disturbata che stava gustando che cosa? Io stavo mangiando con maccheroni qui, cordoncini, che sono ottimi, una specialità veramente bella. Allora, possiamo, guardando la telecamera, invitare le persone qui alla festa del convento a brasiliano? Mi fa un invito, uno spot. Ma l'invito veramente di venire a questa festa, che è troppo bella. E dicono una cultura che veramente ci ha portato avanti, ringraziando delle persone che veramente merito, che stanno lavorando in questi periodi veramente tanto, 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 tanto.
avete gustato? Il primo piatto, cordoncini e gli spiedini. E poi le polpette, buone, e il dolce come la zeppola. Sei brasiliano? Sì, sì. Facciamo parte della gioventù francescana, ci sto occupando di una lotteria che in pari sono dei cesti con prodotti brasilianesi, pane duro, salame, soppressata, salumi. Quanto viene il biglietto? Un euro. Allora dammi due biglietti. Volete scegliere il numero? Allora, scegliamo il numero, scegliamo il numero. Scegliamo il numero, uno lo prendiamo per l'operatore, che è nato nel 1964, mi sembra, 60. Oh, prendiamo un 83 per l'operatore. Raccontateci un po' nel frattempo a che cosa serve questa lotteria. Questa lotteria, sì. Questa lotteria viene organizzata dalla Gifra Gioventù Francescana e serve appunto di beneficenza, quindi metà in beneficenza e metà al convento per la ristrutturazione del convento. È una bella iniziativa insieme alla Sagra. Insieme alla Sagra, appunto, che è il ricavato viene appunto usato per ristrutturare il convento. Vi aspettavate così tante persone? Bello, finalmente qualcuno che recita. Vi aspettavate così tante persone? No, ci aspettavamo meno gente, però. Non mi soldi. Però è un grande piacere. Oh, non so se l'auto. È della Sagra. L'organizzatore è dietro la telecamera. Forse al termine di questo giro riusciremo finalmente a fare l'intervista. Nel frattempo siamo riusciti, grazie per il resto, nel frattempo siamo riusciti a sapere finalmente l'età del nostro operatore. Vedete quanti anni ha? Eh? 80, portati benissimo. Io 83 invece, quindi. Grazie ragazzi e complimenti per questa splendida manifestazione. Bellissima manifestazione e complimenti alla Sagra che fa il convito. Lei è di brasiliano? No, sono di Sarno. Sarno. Si è fatto incuriosire da che cosa nel venire a questa manifestazione? Questa è la seconda volta che veniamo qua, io e il mio amico. Avete insomma l'anno scorso apprezzato nella precedente manifestazione? Ugualmente pure l'anno scorso ci è piaciuto e siamo tornati. Allora anche agli amici di Sarno possiamo dire che la Sagra del Convento offre davvero l'occasione per passare delle belle serate. Sì, sì, è bello. Allora, diteci un po' le pietanze che avete gustato. Polpette. Panino classico, broccoli e salsiccia, formaggio, salame e del vino. Il segreto di questa manifestazione è anche la varietà e la genuinità dei prodotti. No, buoni, 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 perché sono prodotti genuini se fanno questa Sagra. Provato a fare il salto da Orio Cure. Eccolo qua, abbiamo un tavolo dei tifosi del Napoli, foto della squadra. Io quando ero giovane. Lei quando era giovane? Più bella adesso. Le rassomiglia? Bella adesso. Faccia questo guardando la telecamera. Guardando la telecamera. Falla. Dica più bella adesso. È più bella adesso. Com'è come attore? Chi? Lui. Va rivisto. Vabbè, parliamo un po' di questa Sagra del Convento. Come un giudizio? No. Beh, quasi 15. 11 quasi. Davvero un bel clima. Sì. C'è bella gente, c'è un bel posto. Un bel posto, sembra di stare in collina. Sembra di stare in collina. È un bel posto, tranquillo, c'è il convento. Che cosa avete gustato questa sera? Questa sera abbiamo gustato le rose. Che cosa avete gustato questa sera? Io un panino. Petali di rosa, dove stanno? Petali di chiara con salsiccia e un big boo. Noi qua piace tutto, è buono tutto. Tanta gente, voi da dove arrivate? Noi, io Superiore. Tanta gente qui a Brasigliano per questa festa, l'occasione anche per valorizzare il territorio. Vero, vero, molto vero, sì. Allora io vi lascio proseguire con questa festa, dopo il panino gusteremo qualcos'altro, nel frattempo io mi lascio incuriosire ancora da queste foto, perché mi sembra che il nostro operatore assomigli... No, i capelli non sono qui. Zic, no. Non è lui. E vi siamo Salvatore, come si fa? A Salvatore su. No, non è possibile. Antonio, questa bruschetta è l'unica bruschetta nella quale il pane è meno del pomodoro.
Guardi. Com'è? È eccezionale. Allora, vediamo un po' la bruschetta gustata da Antonio. Ma ci ha mangiato lui? Certo, è chiaro. Un attimo su. Che delizia! È una delizia! Ve lo assicuro! Fidatevi! Questa sagra? Ci vale tutto comunque, come organizzazione, diciamo solo le casse erano poche, diciamo ce n'erano una perlomeno altre 3 o 4. Aspettavano 1000 persone, siete arrivati in 2500, hanno avuto un attimo di... Un po' esagerati comunque, vabbè. Vedo tante pietanze su questo tavolo, che cosa avete gustato? Noi abbiamo mangiato i petali di rosa con il salsiccia locale, poi abbiamo mangiato salame nostrano con pomodori a bruschetta e varie cose, salame. Cosa le è piaciuto di più? Fino adesso ho assaggiato solamente i petali di rosa e sono buonissimi comunque, il pomodoro era eccellente, la pasta era buona, non troppo cruda e non troppo cotta, era ottima era. Alfonso il bell'uomo. Bell'uomo. Bell'uomo che si? Bell'uomo, un uomo. Ho visto quel bell'uomo dietro alla piazza. Ecco. Ah, una festa spettacolare, unica. Unica, una festa che fa conoscere anche un po' brasiliano e quello che è realmente questo centro. Il centro di brasiliano, la cosa storica di brasiliano, però sta luce, sta luce. È un po' forte, dà un po' fastidio. Un po', fate qualche lunedì. Che cosa avete mangiato stasera? Di tutto. Di tutto, di tutto e di più. A me è piaciuto tutto, pure l'organizzazione, e speriamo che ci possiamo rivedere l'anno prossimo con lo stesso entusiasmo. Questa struttura potrebbe essere utilizzata pure durante il periodo, diciamo così, della non sagra, anche facendo dell'area picnic, se possibile utilizzarla sarebbe una cosa buona per tutta la comunità. Sindaco, il posto è oggettivamente bello, tra l'altro è un luogo storico che ha un significato particolare per la vostra comunità, c'è tanta gente della sua di comunità di Brasiliano, ma c'è tantissima gente della provincia di Salerno e di altri angoli della Campania. La cucina mi hanno detto che è buona, abbiamo fatto circa una quarantina di interviste fino adesso, la gente è venuta a piedi con la navetta, con la macchina, insomma questa manifestazione quale difetto ha? Se ce n'ha. Ha un difetto che preparano tutte le pietanze squisitamente fatte con il cuore e quindi la gente partecipa come tu ben hai potuto vedere e ti invito a consumare qualcosa perché veramente è qualcosa di buono. È una bella vetrina per Brasiliano che sta promuovendo diverse manifestazioni, abbiamo avuto modo di registrarlo. Lei da primo cittadino come giudica, come valuta questo impegno civile vero? Diciamo che questo veramente è una cosa che ci fa onore e fa conoscere bene il nostro territorio perché al di là delle tante problematiche oggi attraverso la nostra nazione e quindi anche il nostro piccolo paese, questi sono momenti dove i cittadini dimenticano tutto e preferiscono trascorrere una serata diversa dalle altre e dai tanti problemi che quotidianamente interessano le proprie famiglie. Abbiamo scelto una posizione un po' meno formale, siamo al tavolino dove consumare, anche perché la domanda d'obbligo in questo caso è qual è la pietanza che le piace di più. Ma ti posso dire che le ho assaggiate tutte e sostanzialmente ti posso dire che sono ottime. A partire dai petali di Santa Chiara al cordoncino del convento e poi la salsiccia tradizionale e fino con il dessert dalla sfogliatella alla zeppola e al gelato al limone. Venite a Brasiliano perché qui si ritrova tutta la comunità ma è possibile ritrovare davvero tantissime belle pietanze. Grazie sindaco. Allora Gennaro, prima di fare l'intervista noi dovremmo bloccare questo marchio Ferrari. Sì, no, questo è perché io appartengo al team Ferrari di Brasiliano. Team Ferrari di Brasiliano. Allora, la tua autovettura, diciamo, è Ferrari, la tua passione è Ferrari. Possiamo dire che questa però è una manifestazione da Ferrari, perché è davvero una manifestazione numero uno. Sì, veramente, forse questa è una sagra, una delle più belle della Valle del Lino. Ogni anno cresce sempre di più, forse quest'anno sono stati completati i lavori, quindi... siamo contenti e soddisfatti di questo bellissimo, ma qua la cosa più bella oltre che immaginare la location dove ci troviamo, che partecipo anch'io, abbiamo un gruppo teatrale, quindi con padre Giovanni siamo tutti contenti di partecipare a questa sagra. Sagra, occasione per stare insieme, occasione per far conoscere la propria comunità,
in questa sagra le cose che ti piacciono di più, il motivo per ritrovarsi in questa sagra, dici un po'. Allora, per prima cosa questa sagra fa ritrovare tutti gli emigranti che vengono apposta nel mese di agosto, e poi ci sono le polpette, e poi la nostra tradizione è sagra del cervone, cioè del cerone, sarebbe una pizza di maccherone con le uova impastate, una tradizione che dei nostri nonni. E poi la location è bellissima, il tempo è bello, e poi ci sono i frati, San Francesco che è il nostro patrono d'Italia, non è il patrono di Brasiliano perché abbiamo San Giovanni, però i brasilianesi sono molto attaccati al nostro San Francesco. Allora, dopo questa intervista noi ci dobbiamo necessariamente spostare e dobbiamo andare a trovare gli amici frati. Padre Giovanni, l'occasione per festeggiare, l'occasione per stare insieme, l'occasione per riscoprire anche un po' quanto è bello un momento di gioia, un momento di spensieratezza. Allora, io sono abituato anche a tenere il microfono. Allora, io credo che è vero che chi viene qui forse si mette in evidenza più questo movimento di folklore e anche di divertimento e di chi, come dire, poi usufruisce dell'arte culinaria, di questi prodotti tipici che vengono offerti. Ma per me e anche per chi organizza tutto questo conta molto di più lo spirito, così come anche la capacità di saper creare armonia e costruire quei legami che consentono a tutti noi di dare senso e significato a quello che voi oggi avete modo di vedere e gustare. Prima di tutto questo c'è l'amore per Dio, e come l'amore per Dio si manifesta attraverso queste cose è possibile solo se questo viene costruito dentro ognuno di noi. Perché questo possa avvenire, noi durante l'anno, attraverso incontri di preghiera, attraverso celebrazioni eucaristiche, attraverso catechesi, formazione, si arriva a questo evento. Questo è il momento dove le capacità di ognuno di noi sono espresse attraverso queste manifestazioni, ma sono anche chi raccoglie dopo aver costruito l'uomo, il cristiano, per poter donarsi agli altri anche attraverso queste cose. È importante che luoghi come questi ottengano anche un recupero di quelle che sono le strutture, perché è anche nel recupero e nella valorizzazione delle strutture che si riesce ad identificare meglio dei simboli importanti che invece non sono certamente materiali. Il primo scopo è quello di ritrovarsi in quanto persone, in quanto cristiani, perché poi dopo queste persone ritornano nelle famiglie e quello che hanno ricevuto da Dio e da come si sta insieme qui cristianamente poi lo riportano nelle famiglie. Secondo scopo, noi abbiamo bisogno di strutture per poter realizzare questo, e le strutture hanno bisogno di manutenzione, quindi noi diamo vita a questo connubio perché possiamo realizzare entrambe le cose. Però viene prima Dio, lo stare assieme, e poi alle strutture. Io però devo chiederle quello che è la domanda che sto ponendo anche ad altri. Parliamo però anche di un'arte culinaria che è anche l'espressione di una tradizione e di un territorio, perché in questa manifestazione soprattutto abbiamo visto la gastronomia legata al territorio, e le chiedo una domanda estremamente semplice ma che vuole servire a legare comunque questa manifestazione al territorio: qual è la pietanza che le piace di più, qual è la pietanza che si avvicina anche di più, possiamo dire, a quello che è il suo gusto? Io ho un buon palato perché vengo da Sorrento, sono stato 9 anni a Sorrento, e qui si fanno dei gelati utilizzando i limoni della costiera, quindi le scelte vengono fatte anche in rapporto a quello che potrebbe essere, come dire, si pensa ad imparare per poi poter anche donarsi in modo un po' più appropriato. Quindi le pietanze sono tutte buone, però io vado sempre un po' dove sta il gelato, perché anche a Sorrento ho lasciato delle persone a cui ho voluto bene, e poi chi fa il gelato qui, che è bravissimo, mi fa gustare sia quelle persone che stanno lì a Sorrento e sia le persone che stanno qui a Brasiliano. A dimostrazione che anche la gastronomia, quella vera, quella tipica, riesce a trasmettere sensazioni ed emozioni che vanno ben oltre il palato.
manifestazione ci sono tre tipi di intervista: c'è l'intervista con la pietanza, poi c'è l'intervista della gente che aspetta di poter mangiare, e poi c'è l'intervista dove l'amico, il nome Antonio dice intervistata a lui che si chiama Lazzaro. Lazzaro, ma in realtà Antonio, perché vuole che io intervisti te e non lui? Scusami, è un po' vergogna. Ma noi le superiamo queste cose. Lazzaro, dacci un po' un giudizio su questa bella manifestazione. È una bellissima manifestazione. È la prima volta che ci vengo e non lo aspettavo così, la verità. Anche noi siamo rimasti sorpresi dal numero, dalle presenze, però dal fatto che queste pietanze sono comunque di grande qualità. Ottime davvero. E allora una manifestazione che ha raccolto davvero la soddisfazione di tutti, di chi è venuto per vedere il posto, di chi è venuto per gustare cose buone, di chi è venuto per stare bene. Immagino che raccolga anche la vostra di soddisfazione, però. Sì, la soddisfazione di tutti quanti, non ce l'aspettavamo fino all'ultimo giorno, tantissime persone. La gente viene qua perché oltre a mangiare bene è un bel posto, un posto che comunque richiama la spiritualità, la natura, il creato in generale. È un posto nel quale è possibile ritrovarsi anche con le famiglie, questa è una manifestazione nella quale abbiamo trovato in ogni tavolo le famiglie, nella quale si trovano pietanze genuine. Come è nata l'idea di mettere in piedi questa manifestazione? Abbiamo spiegato molto bene l'obiettivo, però ci siete riusciti davvero bene. Sì, la cosa a cui noi ci teniamo è quello di proporre comunque dei prodotti che sono del posto, locali, artigianali. E quindi sono tutte cose, dai formaggi alla pasta, sono tutte cose che la gente prepara con il cuore. Forse è per questo che piace. Sì, sicuramente. Noi adesso siamo a caccia dei segreti di questa manifestazione, perciò siamo venuti da lei per cercare di capire quali sono i segreti di queste pietanze. Sono piaciute tutte? Come ci siete riusciti? No, penso che è tutto a posto, tutto bene, sì. Ma non lo so, dipende la gente come l'ha presa. La gente l'ha presa bene, hanno gustato davvero tutto. Questo non lo so, lo sapete più voi che io. Ci dice un po' quali sono i prodotti che utilizzate, quali sono gli ingredienti per queste pietanze? Qua funghi porcini di brasiliano, pelati della zona, poi ci sono salsicce, tutte zone di roba nostrana, diciamo, del paese. Come si riesce a organizzare una cucina per fuori? Ci sono 2500 persone. Vabbè, quello è tutto l'organizzazione di San Francesco, diciamo, che mano a mano ha portato tanta gente e poi ognuno dà una mano a un altro, tutti come fratelli, insomma. Come fratelli siete più di 100 che organizzate dietro le quinte? Ma sono loro, io vengo qua giusto un poco tempo, cioè loro stanno tutto l'anno qua, perciò il merito è tutto loro, me poco e niente. Modesto. Brasiliano, sì, produzione di brasiliano facciamo questo qua, produzione mia, i maiali che cresco io, tutto io faccio io, non ho nessun problema. Le sagre qui a Brasiliano sono tutte contente, specialmente questa sagra qui di San Francesco qua. Io faccio tutto quello che io posso fare, lo faccio una cosa di vero cuore e così si deve fare, se no è inutile di centinaia e centinaia di persone, questa sera mi sono migliaia qua, io non sto capendo niente proprio qua, io sto dalle 5 qui sotto qua a tagliare e sto sono 6 giorni che a fare sempre salsicce qua. Non l'è toccato, però immagino, come capita molto spesso quando si preparano queste pietanze, di assaggiarle e di mangiarle. Certo, anche bisogna assaggiare, se volete assaggiare andate giù lì al reparto lì e andate anche a assaggiare. Allora, Presidente, tocca a lei fare il bilancio di questa manifestazione. Noi abbiamo visto tanta gente contenta, ma soprattutto tanta gente che in questa serata ha conosciuto Brasiliano grazie a voi. Sì, grazie a tanta gente che è venuta a Brasiliano, tantissime. Più di 100 persone le stanno dando una mano in questa manifestazione, sì, questa sera più di 2500 visitatori, sono bei numeri. Sì, benissimi numeri. Che cosa le piace di più come pietanza? Qual è il piatto che le piace di più? I cordoncini. Come mai? Troppo buoni sono, con le melanzane, troppo buoni sono. Come siete riusciti a mettere in piedi questa manifestazione? Come siete riusciti ad organizzare una cosa così bella? Con un gruppo così forte, noi l'associazione Campanile, abbiamo riuscito a fare questa sagra. Tutti uniti, combatte tutti, siamo uniti i francescani. Avete recuperato il convento, Padre Giovanni ci spiegava che cosa è destinata a questa iniziativa, c'è la voglia però di farlo conoscere sempre di più in tutta la regione. Sempre di più, tutta la regione Campania. Thank you.
another. This day I'm out to get you. We have to live in this world together. If we open up our hearts, love can finally start. Come on and try, now's the time, 'cause you're free. Franco, quanto in questo convento, quali angoli del convento hanno visto le tue mani e il tuo impegno? Quasi tutti. In questa manifestazione però viene ripagato un po' il vostro sacrificio. Certo, no, è una soddisfazione, dopo tanto lavoro, è il minimo. Ci spiegava Gerardo che la cosa è nata tra pochissimi amici, poi si è... Poi... Abbiamo solo incominciato a pulire, più che altro, e poi man mano abbiamo creato la sagra e siamo arrivati a questo. Adesso questa sagra è diventata il riferimento non solo per il convento ma anche per l'intera brasiliano. Certamente, perché facciamo conoscere anche il paese, no? L'afflusso di gente che viene da fuori. Tipici, i prodotti tipici che è brasiliano, pane biscotto. Sta sudando Franco. Anche perché all'interno del convento negli altri giorni tu mi hanno spiegato che studi davvero. Com'è risistemare questa struttura storica? Quanto lavoro ci vuole? Ce ne vuole tanto, qua non si finisce mai, perché è immensa la struttura. Ce ne vorrà ancora tanto. Mamma mia, speriamo che la saga andrà sempre bene così, con i soldi e col contributo di tutta la gente che viene qua, lo aggiustiamo. Speriamo di... Perché intendiamo metterlo a nuovo per il 2018 che compie 400 anni. Allora io in realtà volevo fare un'intervista, ma in realtà volevo fare anche un ringraziamento, perché delle volte quando si lavora c'è l'occasione per divertirsi, l'occasione invece è semplicemente per lavorare. Questa sera a Brasiliano ci siamo davvero divertiti. Quanti ci stanno guardando? Le ragioni per cui chi viene qui a Brasiliano riesce a divertirsi in questa manifestazione quali sono? È la serenità, la fede e l'ambiente. D'accordo? Sottoscrive? È brasiliano perché è molto affezionato del convento di San Francesco, perché noi ci teniamo proprio a brasiliano per questo convento, perché è antico, dobbiamo, come si deve dire? Strutturare. È strutturare perché è molto antico. Gerardo, allora pezzo dopo pezzo si fanno le cose, pezzo dopo pezzo nella vita si fanno le cose più importanti. Voi avete fatto una delle manifestazioni sicuramente più importanti del nostro territorio. Certamente, da piccoli si parte con le costruzioni, a fare i palazzi, l'immaginazione e tutto. Noi, un gruppo campanile, in cinque di noi abbiamo iniziato una sagretta che ormai è diventato un evento campano. A nome di tutta l'associazione ringrazio tutte le persone che vengono, tutte le persone che ci stanno vicino, tutte le persone che lavorano tutto l'anno. In particolare ieri nell'omelia diceva Fra Pasquale, il comandante è uno solo, il comandante di questa nave è Dio e grazie a lui noi andiamo avanti. Tutto quello che si vede, tutto quello è il Signore che ce lo manda, giustamente noi lavoriamo fisicamente, ma è il Signore che ci aiuta, è il Signore che... Io invito veramente a tutti di tornare alle sagre del convento 2015, spero di allargare ancora di più, di organizzarci ancora meglio, e chiedo in particolare scusa a tutte le persone che hanno fatto la fila. No, vabbè, hanno fatto la fila, ma sono state contente di farla, proprio perché come dicevamo hanno fatto la fila in un clima sicuramente bello, sereno. Noi vi lasciamo con uno spettacolo pirotecnico che è semplicemente un altro piccolo segno di gioia in questa serata qui a Brasiliano, e come diceva ottimamente Gerardo, vi possiamo semplicemente invitare a venire nuovamente a Brasiliano in quella che sarà la sagra del convento 2015.